Sandro, vuoi a questo punto intervenire? Ma, più che altro io penso che prima Mauro Bosia ha usato un termine che nell'astigiano non si usano tanto le reti, è vero, molto spesso noi facciamo una fatica terribile per riuscire a mettere insieme le associazioni, le persone, le organizzazioni per costruire dei percorsi che vadano ovviamente in difesa diciamo, del bene comune. È un limite molto grosso e in questo siamo molto soli, diciamoci la verità. I giornali, i media, sì, d'accordo, valgono molto meno rispetto ad anni fa, hanno meno seguito sicuramente, però sono degli strumenti importanti. L'attenzione che c'è nei confronti della società civile è altissima quando tu dai in pasto la notizia, no? Quindi magari anche un po' condita, un po' non so, di scandalistica. Quando invece cerchi di fare delle riflessioni, ovviamente l'attenzione è pari a zero. Lo dico perché quando noi abbiamo sollevato la questione dell'acquisizione delle quote di Gavio da parte del gruppo Iren, era una certezza, ma non c'era assolutamente nulla di scritto da nessuna parte. Nel momento in cui abbiamo tirato fuori attraverso un comunicato questa indicazione dicendo a noi risulta che sia così, ovviamente insomma, è stata un po' una scommessa anche da parte nostra, anche se avevamo le soffiate evidentemente alle spalle, in un secondo i giornali ne hanno parlato e il giorno dopo arrivava il comunicato stampa di Iran che finalmente annunciava quel minimo di trasparenza che insomma, occorreva. Però non è che possiamo sempre avere delle informazioni così diciamo di aggiornamento importante, di scoop. Quindi è importantissimo oggi pensare ad una comunicazione che sia il frutto evidentemente di un'azione politica che vogliamo andare a fare. Io credo che dopo quel consiglio comunale che avevo citato prima, del 17 febbraio, vabbè, poi siamo entrati in una fase troppo difficile dal punto di vista sociale, quindi è evidente che molte cose si sono allentate. Però io credo che in quel momento c'era una tensione abbastanza interessante, c'era una società civile che in qualche modo stava riflettendo sul futuro di questa azienda, sul fatto che quell'azienda non è un'azienda qualunque, ma è uno strumento fondamentale per la vita quotidiana dei cittadini. E quindi bisognerebbe ritornare lì, indubbiamente, quindi provare a costruire un percorso, un ragionamento, coinvolgere soprattutto, io credo, i lavoratori di ASP, perché io ho parlato con molti di loro, che sono evidentemente molto preoccupati del loro futuro, nel senso che non sono assolutamente così convinti che la nuova ASP, dal punto di vista dell'azionariato, possa garantire un futuro roseo a tutti e quindi che ci possano essere ancora delle ulteriori restrizioni. Mauro Bosia parlava prima di dirigenti che in realtà sono chiamati a fare il minimo indispensabile, tralasciare molto spesso le loro competenze e quindi un'azienda che in questo momento rischia di avere degli uomini che non sono forse più all'altezza delle sfide moderne e credo che questa sia evidentemente una scelta politica. Quindi bisognerebbe veramente riuscire a cucire una riflessione, un ragionamento un po' con i lavoratori in particolare e andare a costruire su questo dei percorsi. Io a quel consiglio di comunale aperto mi ero permesso di lanciare una proposta che sapevo benissimo che sarebbe stata un po' provocatoria, però l'ho fatta perché su quello io credo che dovremmo confrontarci. Per esempio, chiediamo intanto lo scorporo della parte idrica da ASP, vogliamo farlo? Potrebbe essere un primo tassello per cominciare a mettere in discussione una serie di riflessioni, a capire se a livello politico evidentemente abbiamo un peso per poter lavorare in quella direzione precisa. Sappiamo anche che per quanto riguarda la parte idrica c'è la necessità di identificare questo benedetto gestore unico. L'unico dei quattro gestori dell'acqua, degli acquedotti astigiani che è parzialmente in mano non pubblica è proprio ASP. Quindi che facciamo? Abbiamo un gestore unico in cui avremo tre soggetti pubblici e uno così e così. Insomma, è un altro tipo di discussione. Molto molto complicato. Il gestore unico ci sarebbe già se ASP fosse stata al 100% di proprietà del comune o dei comuni, insomma, evidentemente. E quindi è una riflessione che si può fare, per esempio, con gli altri gestori degli acquedotti. È un passaggio, è un ragionamento. Lo facciamo? Io devo confessarvi che come Comitato Astigiano ci abbiamo provato già diverse volte.
Abbiamo raccolto molte attenzioni su questo tipo di ragionamento, però su questo bisogna costruire un progetto. E ovviamente noi da soli, sì, alcune cose le abbiamo fatte, campagne referendarie, campagne di, legate alla proposta di legge di iniziativa popolare per ripubblicizzare tutti gli acquedotti italiani. Anche ad Asti abbiamo fatto, io credo, un ottimo lavoro, però è evidente che non, da soli non ce la facciamo, e quindi è molto importante andare a costruire adesso delle... Questo è una rete, perché poi ognuno di noi sta facendo delle azioni. Se non le mettiamo in comune, io temo che rischiamo di essere troppo deboli. E la forza, secondo me, è anche questa, il fatto di avere all'interno della compagine di ASP una bella componente di ex municipalizzate di Torino, e quindi è evidente che questa può essere tranquillamente una battaglia a livello piemontese. Irene più o meno ha fatto le cose che ha fatto in ASP, cioè questa avanzata all'interno dell'azionariato di ASP, sostanzialmente l'ha fatto anche Verselli, no? Quindi direi che sul ruolo di Irene io credo che dobbiamo ormai riflettere, perché sicuramente sarà un ruolo che andrà a cambiare. E quindi, insomma, il mio invito evidentemente è, questa sera abbiamo iniziato un ragionamento, mancano purtroppo alcuni soggetti, insomma, che questa sera mi avevano giurato la presenza non fisica ma online, e speriamo che, insomma, la prossima occasione ovviamente ci possano essere. Però direi che dobbiamo guardarci negli occhi e avere il coraggio di stringere un gran bel patto di sangue e cominciare a lavorarci, evidentemente. Scusate, c'è una osservazione in chat. Ah, c'è Mariangela che ha chiesto, ecco, di parlare. Sì, va bene. Io partirei proprio da questo intervento di Sandro, perché se vi ricordate, questa primavera, prima dello scoppio della pandemia, il tentativo che avevamo fatto di rapporto appunto con Asti era proprio finalizzato anche all'interesse torinese. Noi eravamo alle soglie della decisione rispetto alla rimunicipalizzazione di SMAT, e ci serviva politicamente, ma anche così dal punto di vista dell'opinione pubblica, valorizzare la trasformazione di SMAT in azienda di diritto pubblico come soggetto che poteva diventare l'elemento trainante del disegno che diceva adesso Sandro, e cioè di una ripresa di collaborazione tra enti, aziende pubbliche, in funzione appunto di una anche solo e semplicemente di quel gestore unico prescritto dalla legge e attuato per esempio a Torino con grande anticipazione, ma da giunte che non erano quelle squallide degli ultimi decenni, no, ma insomma dell'ultimo decennio. Perché vedete, noi risparmiamo alla regione, cioè non risparmiamo delle critiche che invece dovrebbero essere uno degli assi portanti della nostra azione. Diceva adesso Sandro, nella vostra area ci sono 4 gestori, 3 acquedotto di Monferrato pubblico da sempre, gli altri 2 abbastanza pubblici, anche se sono, mi pare, SRL, ma comunque di proprietà pubblica, e l'unica anomalia è quella di ASP. Ma guardate che nel Cuneese la situazione è simile, qualche passo avanti è stato fatto in questi anni, con un avversario terribile che ha perfino denunciato i nostri di Cuneo per affermazioni che non erano secondo lui fondate, poi la cosa, ma la regione che cosa fa per arrivare al gestore unico e applicare la legge? Sta perseguitando i piccoli comuni che non vogliono cedere l'acquedotto al gestore che vogliono loro, invece di lavorare per arrivare al gestore unico, come prevede, per ogni ambito, come prevede la legge. Per esempio, sulla questione dei piccoli comuni riuniti del Biellese, per esempio, così come alcuni comuni nostri del Canavese,
che si rifiutano di consegnare l'acquedotto a SMAT, perché alcuni dicono, e noi apprezziamo molto, finché è una società per azioni a scopo di lucro, noi lì dentro non entriamo. Ma altri, per esempio l'acquedotto di Monferrato, ha una storia che veramente sarebbe, comporterebbe rinnegare una storia decennale che, di un acquedotto che funziona bene, ma adesso non mi dilungo su questo. Ci sono per ogni ato, come nel Cuneese, come nell'Astigiano, come nel Novarese e in tutto il Piemonte in sostanza, privati, pubblici e misti. La regione su questo non fa nulla, ma non questa, Chiamparino, chi c'era prima, non ha mai operato per il gestore unico. E secondo me dovrebbe essere l'asse portante di una battaglia dentro la quale ci mettiamo SMAT e così via. Il ruolo di SMAT, secondo noi, era quello, se fosse diventata pubblica, di essere un po' il catalizzatore di una operazione che portasse a questi risultati. E quindi, secondo me, è proprio con la regione il primo avversario che dobbiamo prendere di mira. Dall'altro lato, certo, fare una cosa di questo genere vuol dire avere dei consigli comunali che hanno voglia, capacità di battersi in questa direzione. E in questo condivido tutte le considerazioni che faceva Stefano su dei consigli comunali che hanno praticamente rinunciato al loro compito istituzionale, giuridico, perché compete, come ben sapete, ai consigli comunali il governo, non la gestione, il governo del servizio idrico, cosa che rinunciano a fare e delegano al loro idraulico, come chiamo io lo SMAT per il Comune di Torino. Ecco, volevo intervenire su questo perché potrebbe essere il punto di partenza per una campagna che ci veda davvero molto più uniti di quanto non siamo stati finora. Per esempio con il Comitato di Cuneo abbiamo sempre lavorato molto bene e in collaborazione e credo che sarebbero assolutamente disponibili a riprendere questo tipo di cammino, perché finalmente almeno a Cuneo i pubblici si sono riuniti in un'unica azienda dopo tanti anni. Quindi hai un'azienda pubblica di diritto, non di diritto pubblico, ma quasi, insomma, un po' simile a SMAT, e poi i privati, uno dei quali è terribile, ma comunque è quello che probabilmente in regione fa la voce grossa e ottiene quello che vuole. E Cuneo sarebbe molto interessante sotto questo aspetto. E poi Vercelli, Novara, fino a qualche anno fa, il consiglio d'amministrazione di Acque Novara dichiarava di attendere la nuova legge di ripubblicizzazione, per poi adesso gli equilibri sono cambiati, le maggioranze sono di colore diverso e anche lì abbiamo perso un'occasione, secondo me. Però questo che diceva Sandro per me è davvero un possibile ma anche realistico punto di partenza. Quando abbiamo parlato con il direttore, presidente, non mi ricordo, del consorzio del Monferrato, vi ricordate quelli che c'erano quella mattina? Lui ci diceva che è convintissimo di queste ragioni e di questi obiettivi, e che però la sua forza è relativa, è la parte meno ricca dell'Astigiano che amministra come acquedotto, ma soprattutto un certo isolamento che lo espone più ad attacchi che a sostegno per proseguire in questa strada che stiamo intravedendo. E io lo capisco, perché cercarsi più nemici di quanti già non ne hai non è proprio il top. Per cui io direi proprio che se riusciamo a impostare un minimo di campagna che unisca per questi obiettivi le varie realtà, ci rafforziamo tutti.
Anche noi di Torino, che abbiamo subito questa sconfitta con la deliberazione di che ha respinto la proposta di trasformare SMAT in azienda di diritto pubblico, ma non per questo abbiamo meno argomenti di prima per andare avanti, perché la sorte di SMAT è simile a quella di ASP, anche se SMAT fa molti utili grazie a quella tariffa dissennata e criminale di ARERA, a quale poi ci aggiungono anche dell'altro, ma li fa gli utili perché... quindi io direi proprio che potremmo forse partire dal fissare qualche paletto sul quale lavorare, se siamo d'accordo. Grazie. Altri interventi? Ma, dico solo una cosa veloce, che il ruolo dell'acqua in ASP è strategico, perché gli utili si fanno sull'acqua. Questa è una cosa che noi del mondo dell'acqua sappiamo da molto tempo. Lo stesso castello di Iran regge perché nel settore idrico ha degli utili che gli altri settori non garantiscono. Per cui è veramente strategica l'acqua, non solo in sé, ma perché permette architetture complesse, diciamo così. Per il resto io direi che mi auguro che, adesso poi lascio poi per concludere la parola a Sandro, se non ci sono altre domande o interventi, io credo che potremmo seguire quest'idea di ritrovarci a breve, insieme anche con gli amici di Cuneo e di Vercelli, per fare una piattaforma comune in cui Asti sia uno dei punti di riferimento, anche perché mi pare che sia proprio uno di quegli esempi da scuola, nel senso che è raro poter vedere in una realtà così concreta l'esempio di una politica sbagliata e la prospettiva di una politica alternativa, di una scelta politica di gestione dei servizi pubblici alternativa. Per cui direi che possiamo, poi mandiamo gli inviti e vediamo di trovarci fra un paio di settimane, due o tre settimane al massimo, in un momento magari solo fra comitati acqua, proprio per ragionarci un po', visto che credo difficilmente potremo fare un incontro di persona del comitato regionale. Ringrazio tantissimo i consiglieri comunali sia di Torino che di Asti, perché il loro contributo ha dato una vivezza anche dell'esperienza del consiglio comunale, che è sempre utile, sempre importante, per cui è un ringraziamento non formale il mio. E immagino anche che il comitato di Asti vorrà utilizzare queste due o tre settimane in cui prepariamo l'incontro allargato, diciamo, agli altri comitati acqua piemontesi, per fare quell'incontro, quei contatti con il sindacato di Asti, perché effettivamente è un elemento importante è un interlocutore importante che anche noi a Torino abbiamo spesso difficoltà a incrociare. E, sì, nel senso che fa una quindicina di giorni potremmo porre questa proposta, se c'è ovviamente l'accordo e se il comitato di Asti vuole generalizzarla, la proposta di scorporo ad Asti del settore idrico potrebbe essere un obiettivo comune di tutto il movimento dell'acqua piemontese, avendo presente quei ragionamenti che abbiamo contribuito a sviluppare questa sera. Per cui, se non ci sono altre... Ma io su questa roba qua, scusate, sì. Va bene tutte le provocazioni, va bene tutti i ragionamenti, facciamoli tutti quanti, ma facciamo i ragionamenti. Noi come gruppo che si ritrova intorno al gruppo consiliare qua rappresentato da Mauro Bosia, sosteniamo da sempre la necessità dell'integrità di ASP, quindi non,
non accediamo alla proposta di scorporo della parte idrica dalla società, per i motivi che hai detto tu, Stefano, perché voglio dire, è evidente che, a parte tutte le complicazioni legate all'asta che comprendeva tutti i servizi, noi pensiamo che la strada da seguire per rivendicare la gestione pubblica dell'acqua sia la ripubblicizzazione completa dell'azienda, perché pensiamo che l'azienda abbia un ruolo importante non solo sulla città di Asti, ma su tutto l'Astigiano, e non pensiamo che debba essere impoverita, ammesso che sia possibile, dallo scorporo della gestione della risorsa idrica. Poi qualche considerazione su altri che vengono presentati come, sì, sono consorzio della Corte Monferrato, sicuramente un consorzio con una lunga storia di consorzio, ma gestisce direttamente da pochi anni, perché ha avuto tutte le sue vicende con Italgas, che ha portato delle gestioni che oggi ne fanno sicuramente un'esperienza interessante, ma anche una delle più care per gli utenti per quanto riguarda il servizio che viene offerto. Voglio dire, io non credo che si possa liquidare la vicenda dell'Astigiano, considerando che poi ASP serve un terzo abbondante della provincia in termini di servizio idrico, solo ipotizzando di scorporare il servizio idrico dall'azienda, perché significa disfarsi dell'azienda, e noi pensiamo invece che l'azienda debba avere un ruolo importante per lo sviluppo della città e del territorio. Sì, non posso che, insomma, Giovanni è già stato sufficientemente chiaro, anche per, insomma, per mettere subito in chiaro quella che è la nostra posizione, ma scorporare l'acqua significa semplicemente la fine dell'azienda dei servizi pubblici di Asti, e questo è semplicemente l'opposto di quello che noi vogliamo realizzare da un punto di vista politico. Anzi, noi abbiamo già parlato anche per esempio di Gaia, quindi noi pensiamo che si potrebbe davvero essere un laboratorio, ma dove i servizi pubblici creano un plus valore, creano un aumento delle competenze, un aumento della situazione economica, un miglioramento dei servizi. E quindi, per quanto ci riguarda, lo scorporo va esattamente nella direzione opposta. Dopodiché noi, insomma, queste deduzioni le facciamo anche un po' in base ai contatti, ai legami che abbiamo mantenuto in azienda, e diciamo che proprio anche quando abbiamo organizzato il Consiglio Comunale Aperto, che insomma è avvenuto su iniziativa che è partita dall'azienda, che noi abbiamo raccolto, e l'abbiamo fatto proprio perché questa era lo spezzatino era una delle preoccupazioni principali che giravano non solo fra gli operai, fra i netturbini, ma anche proprio nella classe impiegatizia che si vede di anno in anno sempre ridotta. C'è una richiesta di Mariangela di intervenire. Okay. No, solo per dire che secondo me, in maniera forse un po' spericolata, ma l'idea dello scorporo, che sicuramente è il contrario di quello che vorrebbe Iren, potrebbe essere anche un argomento. La scorporiamo perché non vogliamo che te la mangi tu. Ecco, se volete è più strumentale che altro, ma io non scarterei anche questa possibilità, perché è ben vero quello che voi dite, che grazie all'acqua, è lo stesso ragionamento che fa Iren, si vuole appropriare dell'acqua perché con l'acqua è sicuro di fare utili, e giustamente voi dite, con l'acqua noi reggiamo in piedi un'azienda multiservizi. E poi bisognerebbe anche essere un po' coerenti con quello che affermiamo, che l'acqua non deve produrre profitti e soprattutto gli eventuali utili vanno reimpiegati nell'acqua e non in altro, ma capisco che di fronte a una realtà come la vostra, così difficile, complicata e se va avanti così destinata
non a sorti molto luminose, anche questo posso contare. Non scartate però l'idea anche provocatoria di dire noi lo scorporiamo perché non vogliamo che cada in mano a Iren, e mi fermo qua, era solo per dire questa provocazione. A questo punto lascio la parola a Sandro, che ha un bel nodo gordiano di fronte. No, ma è un nodo che insomma con Giovanni insomma, diverse volte abbiamo tentato di sciogliere. Ho sempre detto che l'idea di scorporare la parte idrica è ovviamente una provocazione, quindi è la provocazione che fanno i giocatori di poker, no? In qualche modo, che dicono... Sto un po' bluffando, ma è un modo per parlarne, capite? Cioè, noi in questo momento abbiamo il rischio grosso è che o non si parla mai di ASP, o se ne parla perché è successo qualche cosa, e questo è grave, oppure insomma, rischiamo di non riuscire a riflettere in modo serio sulle cose. Quindi in qualche modo bisogna sollevare questo tipo di argomento. Cioè di ASP ne parliamo soltanto perché ci sono stati, non so, due sacchetti di rifiuti in mezzo alla via X, oppure perché non è passato il pullman in orario, oppure perché ci preoccupiamo del fatto che le linee urbane del trasporto pubblico sono fatte un po' così, insomma, hanno dei limiti indubbiamente, non sono perfettamente al servizio dei cittadini, e affrontiamolo però questo tema, cioè tiriamolo fuori. Allora la mia provocazione di febbraio, che non è caduta né da parte mia né da parte insomma di tante persone, è rimasta lì. È evidente che è una provocazione, ed è una provocazione collegata comunque al fatto che un gestore unico per la parte idrica dovrà saltare fuori. Sono perfettamente d'accordo, se riusciamo ad evitare lo spezzatino molto meglio, no? Evidente, anzi lo spezzatino sicuramente sarebbe forse deleterio, no? Per il futuro di ASP, però su questo dobbiamo costruire assolutamente un progetto. Siamo in grado di farlo, abbiamo voglia, ci proviamo, cioè come andiamo avanti? È un po' un messaggio che ho già tirato fuori prima. Se no al limite cosa facciamo? Aspettiamo, cioè in questo momento noi sappiamo che cosa si stanno dicendo il nuovo presidente di NOS e il nostro sindaco? Stanno ragionando di strategie, di possibilità, di che cosa deve essere ASP. Io ho visto che nei giorni scorsi è stato presentato un nuovo progetto di linee urbane. Discusso con chi? Boh, immagino che sia un ragionamento che hanno fatto l'ASP e il sindaco o l'assessore o comunque insomma la giunta comunale. I cittadini non sono stati coinvolti in tutto questo, voi sapete che insomma da tempo stiamo chiedendo un tavolo partecipato per la mobilità sostenibile, che c'è. Adesso ovviamente è stato accettato, non è ancora partito, ma nel frattempo ci ritroviamo con un nuovo piano del traffico, poi ci troviamo anche con delle nuove linee urbane e boh, la visione d'assieme qual è, chi lo sa, ma soprattutto ASP che ruolo ha in tutto questo? Ecco, io credo che se non facciamo qualcosa, al limite anche soltanto a livello di comunicazione, più che avere un progetto in termini definitivi, però rischiamo di continuare a fare in modo che ci sia una forse... Ti stiamo perdendo. Forse, cioè, tutte le nostre buone proposte a questo punto rimangono abbandonate. Per cortesia, ripeti le cose dell'ultimo minuto, perché mezzo minuto, perché si è interrotta l'audio, il tuo audio. Non so fino a dove mi avete sentito, quindi insomma io adesso mi senti? Sì, ma no, 30 sì, secondi perfetto. C'è stato solo l'interruzione. Allora gli ultimi 30 secondi credo di aver detto semplicemente che o costruiamo un progetto o costruiamo un progetto di comunicazione, però è importantissimo che in questo momento di ASP se ne parli e se ne parli tra il più persone possibile, in modo tale anche da capire se altri soggetti esterni, che possono essere per esempio gli altri gestori della parte idrica, possono magari in qualche modo entrare in un ragionamento collettivo che tocchi, se ce la facciamo, tutta l'azienda evidentemente. Io sono perfettamente d'accordo che l'ASP deve essere, diciamo, il futuro di ASP è in quella serie di servizi. Però dobbiamo lavorarci. Posso?
È vero che siamo pochi, è vero che è difficile la cosa. L'attenzione però su quello che stiamo facendo è più vasta di quanto non sembri. Vi dico un piccolo particolare. Io ho mandato in giro dalla Media Acqua Pubblica Torino gli inviti per questa sera e l'ho mandato anche al consiglio di amministrazione di SMAT. Se non che non avevo aggiornato i nomi dei componenti perché c'è stato il rinnovo recente e io sbadatamente non l'avevo aggiornato. Mi è arrivato dal presidente Romano una mail che dice che ringrazia dell'invito e comunica che i nuovi membri del consiglio di amministrazione sono i seguenti e dà i nomi e le mail giuste. Quindi allora questo si è preso la briga di leggere, di notare anche questo errore e di comunicare. Quindi ci conoscono, ci leggono, naturalmente figurarsi se partecipano, qualche consigliere comunale di Torino a cui abbiamo mandato l'invito ci ha anche risposto che gradiva l'invito ma non poteva partecipare, e cioè secondo me dobbiamo tener conto che al di là di quelli che ci sono, di quelli che sono più impegnati, che sono sul fronte, diciamo così, c'è un retroterra che almeno per quanto ci riguarda è più vasto di quello che si crede, che non si fa sentire, però che riusciamo anche a informare se non a orientare. Per cui io sarei davvero per cogliere, vediamo se ce la facciamo questa proposta di Sandro. Prepariamo uno schemino, una scaletta di alcuni punti e vediamo se riusciamo fra 15-20 giorni a verificare se la condividiamo, fino a quando, in che modo, e coinvolgendo anche i nostri, sicuramente Cuneo e anche Alessandria, anche se veramente Alessandria non abbiamo quasi più nessuno del Comitato Acqua, però il tentativo secondo me va fatto e quindi io lo accolgo in pieno e dico lavoriamoci su, poi sentiamo anche, vediamo anche sull'aspetto dello scorporo fin dove possiamo trovare un accordo. Ma io vedo che appunto abbiamo lasciato a Sandro un po' l'onere di proporre, diciamo, l'ordine del giorno del prossimo incontro, per cui credo che poi avremo modo anche di sentirsi brevemente, in modo più semplice, con telefonate in stile Meucci, per cui meno sottoposti ai problemi di comunicazione via rete, ma sicuramente l'idea di un ordine del giorno che tenga conto in qualche modo di queste giuste perplessità che vengono, e sapendo anche che certe uscite sono anche delle provocazioni intellettuali, non delle buttate, delle provocazioni intellettuali che mettono il dito sulla piaga, io credo che sicuramente questa sera non sia semplicemente stato un incontro davanti a una tazza di tè virtuale, forse un punto di partenza c'è stato. A questo punto, lato torinese, ringrazio i partecipanti e passo la parola, credo a questo punto, per le ultime conclusioni, a Sandro. Ovviamente ringrazio anch'io tutti quanti i partecipanti, mi scuso per le mie debacle informatiche. Sì, d'accordissimo, ovviamente a continuare adesso questo ragionamento e portarlo su un piano anche più regionale. Vedo che ci sono ancora Mauro e Giovanni, quindi anche loro insomma, lancio un po' il messaggio di fare una riflessione nei prossimi giorni. Magari ci sentiamo, insomma, tentare di capire in modo particolare che cosa possiamo costruire assieme, insomma.
perché e soprattutto come riusciamo anche a coinvolgere quelle altre parti, lavoratori, sindacati, eccetera, che sono con noi, però insomma poi è sempre un po' faticoso, no? Stasera Quagliotti doveva essere con noi, me l'ha garantito in tutti i modi possibili e immaginabili, ancora ieri ho tanto di mail da esibire, poi purtroppo non c'è, e quindi è evidente che insomma il nostro tavolo qualche gambetta un po' sbilenca ce l'ha, no, questa sera, perché dovevamo avere una bella rappresentanza e su questo davvero poter riflettere tutti assieme. Quindi insomma il messaggio è un po' questo. Proviamo a riflettere su come si può rilanciare adesso una battaglia non tanto per l'acqua ma quanto per l'azienda ASP come soggetto pubblico, come ex municipalizzata, che però vorremmo tornasse ad avere una forza, un vigore, ma soprattutto che possa essere diciamo controllata, se mi permettete il termine, dalla società civile, no? Quindi poterla considerare un bene comune e insomma non vederla in questo momento gestita in questo modo così poco trasparente, che credo che non faccia piacere a nessuno. Quindi io mi fermerei qui, Stefano, non so se ci mandi a dormire oppure no. Ma non so se ci sono altri interventi, qualcuno che ha ancora qualcosa da dire? No, ma guardate, cose da dire ce ne sono troppe, sì. Quindi facciamo che non dire più nessuna. Va? soprattutto anche perché secondo me cioè, è benvenuto cercare di tirare in mezzo tutti per occuparsi di questa cosa, anche perché vediamo che poi se mettiamo insieme i pezzi che sa uno, i pezzi che sanno gli altri, forse arriviamo quasi alla quadratura. Dopodiché secondo me in questo momento neanche Rasero sa cosa sta facendo, e soprattutto perché Rasero fino adesso ha fatto carte false dicendo che seguirà questo parere ANAC, parere che tra l'altro non è vincolante, e quindi adesso si sta secondo me un po' riscrivendo la sua strategia, e quindi secondo me effettivamente è un momento giusto per cominciare a seguire le cose e a incalzare in una certa direzione, sapendo benissimo che poi ovviamente quello che diciamo non verrà ascoltato. Quindi qui butto io un'altra palla a questo punto e dico che noi adesso possiamo dire tante cose, ma se tra 2 anni, tra 7 anni vince un'amministrazione di opposizione a questa, allora secondo me è lì che bisogna arrivare pronti ed avere una nuova amministrazione che con tutti i progetti che ci vogliono, ma che metta dei soldi dove bisogna metterli, che cerchi dei soldi dove ci sono, cassa depositi prestiti, ministeri, fondazioni, e che compri quello che bisogna comprare sostanzialmente. Ecco. Comunque di nuovo rinnovo i ringraziamenti, secondo me è stato un momento importante, e quando volete parlare di nuovo ormai i contatti ce li abbiamo, quindi buonanotte a tutti. Sì, ritorniamo come molti anni prima a vedere quanto l'acqua sia parte di un sistema di servizi e non solo un problema specifico da valutare, affrontare separatamente da tutto il resto. Bene, a questo punto, dato che non lo può fare Sandro, che è collegato solo telefonicamente, saluto tutti, ringrazio tutti e arrivederci a presto, fra un 15 o 20 giorni.